Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 26 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Irritati dalla coppia Luna-Nettuno. Irritati dall'opposizione di Marte, a sua volta in conflitto con la Luna e Nettuno, scagliereste volentieri la sveglia contro il muro per proseguire il sogno romantico in cui siete rimasti impigliati. Ma chi ve lo fa fare di svegliarvi? Agenda affollatissima di doveri e piaceri, la festa a cui siete invitati stasera ha tutta l'aria di essere magnifica, ma per ora di magnifico vedete solo il vostro caldo lettuccio, che vi spiace immensamente lasciare per tuffarvi tra strade fredde e mezzi pubblici affollati. Buon senso in stallo, anche con le finanze rischiate di fare pasticci, concedendo prestiti che non vi verranno restituiti tanto presto. Prudenza anche con gli acquisti, il saldo è ingannatore e con tanta roba apparentemente a buon mercato oggi tendete a sfoderare la carta di credito con troppa disinvoltura. Caute speranze per il futuro finanziario, fatte baluginare verso sera dalla luna passata in Ariete, legata con un sestile dal sole affarista. Attesa di buone notizie, attesa per eventi in amore. Speranze e desiderio di incontrarsi con la persona amata. Speranza in ricongiungimenti o in ritorni. Un momento di inerzia potrebbe attraversare la coppia. I single avranno molte, moltissime speranze, ma non tutte saranno soddisfatte. Non è il periodo ideale per giocare e tentare la fortuna. I pianeti sono in forte opposizione e vi conviene non tentare affatto la fortuna. Un periodo di piccole ristrettezze vi aspetta. Avanzamenti nel lavoro. Promozioni. Successi personali. L'amore sembra non interessarti molto in questo periodo. Non arretrate di fronte a qualche momentanea difficoltà, fate quello che state pensando di fare e fatelo bene. L'impegno in questa fase è quanto mai importante. Avrete le occasioni giuste per migliorare alquanto la vostra posizione e situazione economica, se avete dei problemi confidatevi solo con persone in cui riponete estrema fiducia. La calma è la virtù dei forti e non a caso voi lo siete, quindi calma e cercate di ascoltare più che di dire la vostra. Voltare pagina, sapete bene, si può e anche presto, se qualcuno ci ha fatto soffrire e non è cambiato per tanto tempo perché dovrebbe farlo proprio ora? Aspettate una notizia importante? Una telefonata decisiva? Bene, i nati di lunedì in particolare potrebbero vedersi accontentati. Per gli altri potrebbe esserci anche un breve rinvio. Dovrai fare una scelta tra ragione e cuore. Intuito eccellente. Sarai ancora più affettuoso e generoso del solito. Incontri interessanti con Mercurio favorevole, potreste avere bisogno di tutta la vostra diplomazia per fare buona impressione su chi conoscerete. Vi converrà rimandare eventuali impegni importanti e riposare più a lungo. Ascoltando gli altri in questa giornata, potreste imbattervi in persone che vi diranno cosa fare o credere, senza considerare le vostre opinioni. Cercate di adeguare il vostro comportamento alle esigenze del partner, non siate troppo critiche. Qualche lieve tensione in amore non vi impensierirà più di tanto e godrete della compagnia degli amici. È il vostro astro, vostro nome tutelare, Giove, a farvi innalzare energia, attività, entusiasmi. I valori fuoco, tipici del Sagittario, sono oggi alle stelle, specie se siete nati dal 23 al 29 di novembre. È un momento importante per coloro che si propongono di fare qualcosa di nuovo nell'ambito del lavoro, abbiamo tempo fino alla prima parte di maggio per utilizzare il buon transito di Giove. La situazione sentimentale comporta invece una pausa di riflessione o un momento di tensione fino alla prima metà di febbraio. Non desideri più vivere di compromessi e situazioni che non si definiscono saranno bandite. Potete mettere in conto diversi propositi in questo periodo, specialmente dal punto di vista personale. Non abbandonate la parte più bella della vostra vita per paura di soffrire. Ogni tanto un po' di rischio ci vuole. Il rischio calcolato non è un rischio, è un qualcosa che svilisce qualsiasi avventura, quindi provate a lasciarvi andare, ad aprirvi a qualcosa che sicuramente potrà regalarvi dei bellissimi ricordi. Giovedì a due marce, proprio come la bianca signora,
che per tutto il giorno abbracciata a Nettuno in quadratura vi tiene il muso, demandando tutte le soddisfazioni e le spinte che di regola promanano dall'essere alla categoria dell'avere, rappresentata da Plutone in seconda casa. Oggi dunque si spende, ma non in sciocchezze, solo per qualcosa di importante, per la casa o per i vostri cari. Quanto a voi oggi siete troppo presi da questioni lavorative o finanziarie per pensare al cuore, che solo in serata, col passaggio lunare nel focoso segno dell'Ariete, intrigono al vostro, riporta in primo piano i vostri affetti. Amore ed Eros. Musi lunghi e senso di solitudine, se l'amore ancora non c'è sta per bussare alla vostra porta, aeroporti e stazioni i luoghi di incontro preferiti, proprio come a Ferragosto anche se ora viaggiate per lavoro. Battibecchi tra parenti, pappa e ciccia invece con gli amici, coi loro pupi e i vostri formerete una compagnia formidabile. Cari Sagittario, per voi si prospetta una settimana importante, dovreste sempre cercare spazi di libertà nella vostra vita, chi ne ha la possibilità deve pensare a fare qualcosa di bello per poi agire con ottimismo. Il cielo nel corso delle prossime ore favorisce le relazioni sociali. Marte in Gemelli e Luna Nettuno in Pesci si dispongono oggi in cielo in posizione ostile. Attenzione a prendervi cura del legame di coppia, ad essere premurosi e attenti verso il partner. Grazie al cielo la vostra generosità vi dà una grande mano e riuscite a minimizzare ogni contrarietà o malinteso. Avventure impreviste per i single, possibilità, per alcuni, di evadere dai legami di coppia, anche solo ad un livello mentale ed ideale, per altri Sagittari, si raccomanda di tenere a loro volta attentamente sotto controllo il partner. Per molti avventurosi rappresentanti del segno, fare attenzione ai viaggi e agli spostamenti anche brevi. Ne sentiranno in maniera più incisiva queste stimolazioni nati nella seconda decade. Lavoro e denaro? Impegnati, con un'agenda ricca di scadenze e appuntamenti. Siete voi, sobillati dal pianeta rosso all'opposizione, decisi a bypassare le formalità e a sbrigarvela in fretta, magari non siete precisissimi, ma una volta tanto si può anche trasgredire. Dopo un incontro particolarmente positivo, sarete più attivi e con grande voglia di rivoluzionare il vostro ambiente lavorativo. Non dovranno più spronarvi ma farete autonomamente tutto quello che è necessario. Siete un po' stanchi da una giornata lavorativa un po' frenetica. Stasera ritornate a casa, con spirito sollevato e il cuor contento di chi ha fatto il proprio dovere, vi rilassate godendovi la vostra serie TV preferita. Giove in Ariete vi aiuta nel relax. Benessere. Qualche doloretto si fa sentire, soprattutto dopo una giornata piovosa o addirittura nevosa, tra mezzi di trasporto strapieni, corsa per arrivare in tempo in azienda e tutti i postumi della lezione di ginnastica di ieri sera, che vi ha riempiti di acido lattico dappertutto. Le ginocchia fanno Giacomo e i muscoli protestano con contratture e indolenzimenti. Qualche acciacco fa parte del vostro essere. Tuttavia siete sempre stoici nel resistere e nell'andare avanti, nonostante i problemi che vi si presentano. Per lei, assurdo tutto questo disordine. E dire che il vostro appartamento era tirato a lucido, ma ora con una festa in prospettiva e la casa invasa da parenti e amici, bisogna rimboccarsi le maniche e ricominciare da capo. Per lui, qualcosa in famiglia non vi torna. Probabile che vi nascondano un fatto per non inquietarvi, indagate con discrezione. Colore delle emozioni, caramello. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 5. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.